Se cerchiamo come fare per far abituare i cani ai fuochi d'artificio, troveremo tante informazioni. Per esempio, c'è chi dice che durante i fuochi d'artificio bisogna tranquillizzare il cane ma non farsi sentire agitato, c'è chi dice che bisogna permettergli di andarsi a rintanare, c'è chi dice che non bisogna lasciarlo solo perché potrebbe farsi del male. Vi dico una cosa: abbiamo una settimana di tempo a Capodanno, dobbiamo farlo abituare ai rumori. È inutile arrivare a Capodanno che il cane non conosce i rumori o già ha paura di quei rumori, perché quello che accadrà è, come tutti gli anni, avremo un problema con il nostro animale e allora cercherà il nostro aiuto, si andrà a nascondere nell'armadio, abbaierà, cercherà di buttarsi dal balcone. Sono cose che già conoscete, quindi vi offro un altro punto di vista. Quello che potete fare è cominciare fin da oggi tutti i giorni ad abituarlo a questi rumori. E come si fa? Si va su YouTube, ma lo conoscete tutti, e digitate fuochi d'artificio suono, fate ok e vi viene fuori questa pagina. Cliccate su fuochi d'artificio e sentite i rumori che vengono fuori. Quindi oggi abbiamo quasi tutti le smart TV, abbiamo una radio, abbiamo qualcosa che riproduca questi suoni. Fateglieli sentire tutto il giorno, fategli sentire 10 minuti, mezz'ora, un'ora. Fate in modo che si abitui sempre a volumi più forti. Logicamente, con questi suoni, immaginate a volume molto alto, quello che accadrà è che quando sarà la sera di Capodanno non avrà nessuna differenza questo suono sentito ad alto volume dalla televisione e quello che sentirete fuori. E come per magia, provateci, non avrà più paura dei fuochi d'artificio.